Per liquidare i popoli si comincia con il privarli della memoria. Si distruggono i loro libri, le loro culture e la loro storia. E qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce altre culture e inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo comincia a dimenticare quello che è stato ed intorno il mondo lo dimentica ancora più in fretta. Questa è la storia di una città e del suo popolo che ha visto sventolare troppe bandiere sopra la propria testa. Questo luogo si chiama Trieste e gran parte del suo popolo non sa neppure tutt'oggi a quale nazionalità realmente appartiene. Nel 1382 a Trieste, città-stato, fiera della sua antica indipendenza, il Consiglio Comunale delibera la subordinazione volontaria al Duca d'Austria con la garanzia di ampia autonomia. Nel 1719 la proclamazione del porto innesca molteplici attività che promuovono lo sviluppo del porto e della città. Nel 1869, in occasione dell'apertura del canale di Suez, Trieste si trova in una posizione privilegiata per le nuove rotte commerciali. La cantieristica navale compete a livelli di primati europei. Come pure le attività commerciali, finanziarie ed assicurative. Lo sviluppo demografico raggiunge 240.000 residenti negli ultimi anni dell'Ottocento. Lo stesso anno Trieste celebra il 500° anniversario della sua unione con l'Austria. Nel 1881 l'Italia si unisce all'Austria e alla Germania con il patto di difesa, conosciuto come la Triplice Alleanza. Fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, le ambizioni coloniali dell'Italia in Africa subiscono una serie di gravi sconfitte militari. Le umiliazioni internazionali, come la sconfitta della battaglia di Adwa in Etiopia nel 1896, producono un bisogno di compensazione. È così che Trieste comincia a essere indicata come una possibilità di espansione territoriale. Nel 1914, con l'assassinio dell'arciduca Ferdinando d'Austria a Sarajevo, scoppia la Prima Guerra Mondiale. Un anno dopo, l'Italia dichiara guerra al multietnico impero austro-ungarico. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Nel novembre 1918, Trieste, la città multietnica e cosmopolita, con l'occupazione italiana conosce ciò che noi chiamiamo oggi pulizia etnica.
Le scuole tedesche, slovene e croate vengono chiuse. Migliaia di operai e impiegati delle ferrovie e del settore pubblico vengono licenziati, espulsi e sostituiti da immigrati italiani. In 3 mesi, 40.000 cittadini di Trieste e della costa emigrano in Jugoslavia. Il governo italiano inizia la italianizzazione forzata del territorio con altri 47.000 fra militari, poliziotti e guardie carcerarie, di cui 9.000 solo a Trieste. Tra il 1919 e il 1922 gli squadristi compiono parecchie azioni terroristiche, bruciando e distruggendo più di 1.000 circoli politici e culturali e giornali di lingua tedesca, slovena e croata. La distruzione indiscriminata delle radici e della cultura della popolazione raggiunge estrema brutalità, obbligando ad esprimersi in italiano e ponendo divieto di parlare la propria lingua madre, che sia tedesca, slovena o croata. La febbre di italianizzazione non risparmia la geografia e la storia. Nomi italiani sono imposti dappertutto, con risultati spesso grotteschi ma anche tristi. Parti delle vie e delle piazze, ma anche delle scuole, portano i nomi di traditori della patria che fu, ma anche di assassini e personaggi razzisti che hanno perpetrato gesti incivili e brutali nella città. Nel 1927 diverse centinaia di migliaia di cognomi, di cui 100.000 a Trieste, vengono italianizzati. Nel settembre 1938, nella Trieste della convivenza pacifica, il presidente del Consiglio italiano, Benito Mussolini, viene ad emanare le leggi razziali ed antisemite proprio nella città, che è seconda solo a Roma per vastità della sua comunità ebraica. Italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure. 8 settembre 1943, nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, il generale Badoglio annuncia pubblicamente la resa incondizionata dell'Italia agli alleati. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però... A Trieste, l'occupazione tedesca inizierà in forma massiccia dopo il tradimento dell'Italia, entrando di fatto nei territori del Terzo Reich.
10 febbraio 1947. Dopo anni di guerra, occupazione e oppressione nazifascista, a Trieste torna la pace e la speranza di una prosperità futura. Monsieur le Président, j'exprime à la délégation italienne les souhaits de bienvenue que forment pour elle les délégués des Nations Unies réunis ici pour cette mémorable occasion. In questa data avviene un evento straordinario senza precedenti. Le Nazioni Unite proclamano un nuovo Stato neutrale e demilitarizzato sotto protezione internazionale, il territorio libero di Trieste. Viene formato un governo militare alleato provvisorio, gestito dagli anglo-americani per la zona A e dagli jugoslavi per la zona B. Settembre 1947, a due giorni dall'istituzione effettiva del territorio libero di Trieste, i nazionalisti italiani, durante un attentato presso un circolo ricreativo della comunità slovena, uccidono con una mitragliatrice un'indifesa e innocente bambina di 11 anni. Quale gesto di intimidazione e rimostranza per le decisioni internazionali sull'amministrazione militare anglo-americana della città, avendo l'Italia perso la guerra e la sovranità su Trieste. Due giorni dopo, durante il primo giorno di istituzione del territorio libero di Trieste, ci furono altri scontri, con numerosi feriti ed un morto, riconducibili tutti ai nazionalisti italiani e ai servizi segreti. Novembre 1953, durante alcune manifestazioni, ci furono delle infiltrazioni da parte di paramilitari italiani per causare vittime. La conseguenza fu un bagno di sangue. Ma ci sono anche altri metodi subdoli, ben architettati, soprattutto a livello mediatico e psicologico. L'Italia, infatti, usa un vecchio sistema usato e collaudato già diverse volte. Divide et impera. Dividere, provocando rivalità, fomentando discordie, è un ottimo mezzo per mettere gli uni contro gli altri. La comunità triestina di lingua italiana contro quella di lingua slovena. Gli angloamericani impegnati nella guerra fredda cercano di trattare con l'Italia e la Jugoslavia la possibilità di un passaggio di consegne all'amministrazione civile provvisoria. 5 ottobre 1954 viene raggiunto un accordo. L'Italia sostituisce gli anglo-americani nella zona A e la Jugoslavia rimane nella zona B. L'Italia, quindi, rimette piede una seconda volta a Trieste. Solo 3 settimane dopo, l'Italia viola il mandato dell'amministrazione civile portando i suoi corpi militari. Lo fa durante la notte. Nei primi 5 anni della nuova occupazione italiana, 25.000 giovani cittadini emigrano in Australia, in Canada, Sudafrica e in altri paesi. Una perdita irreversibile di forze vitali per Trieste. Esercitando una giurisdizione che non possiede, l'Italia ingabbia il territorio libero di Trieste in una regione italiana, privando la popolazione del diritto di decidere per sé
e per il proprio futuro, diritto che ha sempre avuto nel corso dei secoli. 8 ottobre 1966, mentre in Italia il miracolo economico consolida una crescita del 7%, il governo italiano amministratore assume una decisione di tremendo impatto per Trieste e il suo territorio: la soppressione di tutta l'industria delle costruzioni navali. Significa la perdita di migliaia di posti di lavoro e di un vasto indotto. La reazione della popolazione è immediata. Un'insurrezione condivisa da tutti i cittadini. Sciopero generale, serrata dei commercianti. La città è in lutto. Ma l'Italia manda un esercito di poliziotti per reprimere con brutalità la rivolta popolare e oscura completamente tutti i mezzi di informazione. Il mondo non saprà mai che cosa succede a Trieste. La rivolta collassa per il tradimento dei leader politici locali, compromessi con i partiti italiani. Una città tradita e umiliata. L'insicurezza per il futuro provoca una nuova ondata di emigrazione di migliaia di giovani cittadini. Ma tutto questo è assolutamente funzionale alle finalità dei politici italiani? A Roma viene pianificata un'altra ondata di migrazione italiana. Decine di migliaia di nuovi cittadini, profughi italiani dalla Jugoslavia, in gran parte contadini e pescatori, una solida componente di sicura tendenza italiana e anti-Jugoslavia, in buona parte democristiana. Tutto ciò in sostituzione di decine di migliaia di cittadini di tradizione familiare indipendentista, in buona parte specialisti e operai della navalmeccanica costretti ad emigrare. 10 novembre 1975, i potenti, i prepotenti vicini, l'Italia e la Jugoslavia, cospirano in assoluto segreto per la spartizione del territorio libero di Trieste, un crimine internazionale che legalmente non ha e non può avere alcun valore. Le due parti hanno inventato e concordato un piano criminale per autolegittimare la spartizione. La reazione questa volta è di natura civica, nello spirito austriaco. Una denuncia con svariate decine di migliaia di firme, praticamente tutti i cittadini in grado di andare a firmare. Ma i partiti italiani finiscono abilmente per svuotare di contenuto il potente significato indipendentista della grande rivolta civile. Appoggia anche tu la nostra battaglia. Sostieni il nostro popolo che chiede verità e giustizia. Di qualunque colore tu sia, di qualunque paese tu sia, di qualunque lingua tu sia, sostieni Fondazione per Trieste. La realizzazione di un sogno, la realizzazione del nostro futuro, dipende anche da te.